miastenia gravis è una malattia che si fa molta fatica a riconoscere. Non tutti hanno una diagnosi immediata perché non tutti hanno dei sintomi facilmente riconoscibili. Quindi, se nonostante sia compresa nei LEA e quindi sia garantita una presa in carico, non sempre c'è anche una presa in carico socio-assistenziale, che è abbastanza essenziale per chi diciamo, si ritrova con questa patologia. La legge sulle malattie rare potrà cambiare questo aspetto, quindi potrà facilitare un'assistenza sul territorio, supporto psicologico, riabilitazione per chi appunto ha questo tipo di patologia. La legge sicuramente potrà cambiarlo, nel senso che queste persone, su un piano teorico, hanno già ciò di cui hanno bisogno, perché sono già inserite nei LEA, sono riconosciute come una malattia rara. Il problema è il medico, comunque il professionista che entra in contatto con loro, è in grado di capire di che patologia soffre questa persona e quindi di che cosa ha bisogno? Perché il tema qui è, da questo punto di vista, ancora una volta la legge può offrire un certo tipo di aiuto. Il problema è conoscerle queste malattie per poterle riconoscere. Come diceva una volta Platone, conoscere non è altro che riconoscere. Noi abbiamo bisogno di far capire ai medici, a cominciare dai medici di medicina generale, perché poi proprio la tipologia di questa patologia fa sì che tu non vada immediatamente dallo specialista, ma sia proprio il medico di medicina generale, che è quello probabilmente meno attrezzato a saper dare spessore clinico a una sintomatologia così sfumata. Esistono attualmente degli strumenti per prendere in carico questo tipo di pazienti. Durante il convegno sulla miastenia si è parlato molto del percorso diagnostico-terapeutico assistenziale che, dove è stato implementato, ha avuto degli ottimi risultati. Quindi questa può essere la strada, secondo lei, senatrice? Secondo me questa è la strada, però stai attenta, è la strada di tutte le malattie. In ogni patologia noi dobbiamo avere un percorso, un PDTA personalizzato, sufficientemente chiaro, ma avercelo, se chi poi non lo utilizza non si rende conto di chi ha davanti, è molto difficile che si possa arrivare in questo caso alla diagnosi e quindi alla relativa terapia. D'altra parte, è proprio la rarità della malattia quello che rende più difficile averne conoscenza. Però quello che noi dovremmo sollecitare, per essere così obiettivi, sollecitare nel medico che davanti a un quadro di disagio del paziente, prima di liquidarlo un po' superficialmente, attribuendolo esclusivamente a un vissuto privo di consistenza biologica, di consistenza organica, dovrebbero perlomeno fare un invio a un centro specializzato, perché qualcuno che di queste malattie sa un po' di più possa adeguatamente prendersi carico di loro. Manca qualcosa, manca il registro nazionale dei pazienti che ancora non c'è. Diciamo, lo richiedono le associazioni, lo richiedono i clinici, perché è così importante? Quando la società scientifica della miastenia, a cui fa riferimento alla miastenia gravis, necessariamente sente il bisogno di sapere ma quanti sono i malati che ci sono di miastenia gravis, quali sono, dove stanno e quindi nasce il concetto del registro. D'altra parte anche l'associazione ha tutto l'interesse a conoscere il maggior numero possibile di pazienti che soffrono di questa patologia, ma è una forma un po' più sofisticata, se vuole, di alleanza tra il paziente e il medico, cioè tra la società scientifica e l'associazione di pazienti. La legge dovrebbe facilitare tutto questo, ma la legge lo facilita se le persone sono sufficientemente determinate ad assumersi le loro responsabilità. Senatrice, quando una persona si ammala di miastenia, molto spesso all'inizio è costretta a lasciare il lavoro, è costretta a sospendere delle fasi della sua vita, ma non sempre riesce ad ottenere una congrua percentuale di invalidità, con la legge 104. Anche questo è un problema che, come immagino, insomma, accomuna molte malattie rare. Noi abbiamo anche presentato un disegno di legge e di fatto stiamo lavorando anche perché questo nuovo decreto che dovrebbe emergere, questo sulla disabilità, no? Prende in considerazione
quella disabilità che non è la disabilità grave dell'invalidità 100% che in genere noi siamo abituati a considerare nelle persone che hanno anche un'invalidità motoria molto evidente, no? Quindi ci troviamo davanti a un'invalidità, come dire, un po' più sofisticata da quantificare. Noi vorremmo che davanti a questi pazienti non prevalesse l'approccio un po' assistenziale, ti do la pensione di disabilità, che poi è sempre una pensione de minimis, come sappiamo. Vorremmo che prevalesse un approccio diverso che dicesse: per continuare a muoversi nel mondo del lavoro e dare nel mondo del lavoro tutto quello che in termini di intelligenza, di capacità, di competenze può dare, occorre mettere queste, come dire, questi paletti, occorre creare questa flessibilità che permetta a queste persone di dare tutto quello che possono senza dover impattare con la cultura del sospetto, che in fondo non hanno voglia di impegnarsi, non hanno voglia di mettersi in gioco. Senatrice, chiudiamo parlando dell'aspetto psicologico che è centrale in malattie come la miastenia gravis. Quindi, diciamo, stare vicini al paziente, prendersi in carico non solo la sua malattia, diciamo, fisica, ma la sofferenza, la solitudine di chi vive questo tipo di patologia. Questo quanto è importante? Ogni malato ha bisogno di essere preso in carico non come con un approccio quasi meccanicistico. Il mio corpo è malato, vado dal tecnico che rimette le cose a posto. No, io voglio essere presa in carico come persona, sempre. Hanno anche bisogno, come si dice in gergo, di una spinta, di una sollecitudine. Quindi hanno anche bisogno di quelle nuove forme di psicoterapia in cui si intrecciano le forme del mental coach, del coaching, con forme, diciamo, in ogni caso supportive, no? Per cui tu vieni preso per mano e ti si insegna, come dire, a massimizzare le tue energie che risultano spesso fiaccate dalla stessa patologia, perché tu possa cominciare a selezionare gli impegni che sono più interessanti e più importanti per te, perché tu possa non sentirti in colpa, perché già liberare il campo dai sensi di colpa, che scaturiscono spesso anche perché la gente vicino, pensando di aiutarti, dice: ma dai, sforzati, ma dai, reagisci, ma dai, metticela un po' di più, e non ci si rende conto che questa persona è veramente imprigionata, no, nella sua realtà. Ecco, tutto questo dà ragione perché un intervento di psicoterapia debba raggiungere anche un po' la famiglia, le persone che gli stanno accanto, perché siano davvero un supporto positivo e non siano loro stesse uno specchio in cui si riflette e si amplifica il senso di colpa, il senso di un po' di fallimento che a volte queste persone portano con sé e che non hanno nessun motivo di portare.